Fabbrica della Bioenergia è un'iniziativa volta ad accompagnare lo sviluppo e la diffusione della digestione anaerobica attraverso attività di ricerca, formazione e consulenza a favore di enti ed aziende. L'iniziativa è stata fortemente supportata dalla provincia di Cremona, che ha contribuito alla sua realizzazione anche grazie all'aiuto di Fondazione Cariplo, Camera di Commercio di Cremona e ovviamente il Polo Territoriale di Cremona del Politecnico di Milano. Le attività di ricerca sono supportate da vari dipartimenti, il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale in primis, il Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria e il Dipartimento di Ingegneria Gestionale. Perché Cremona? Perché Cremona è la provincia italiana che vede la massima diffusione degli impianti di digestione anaerobica. Ci troviamo all'esterno del laboratorio sperimentale di Fabbrica della Bioenergia, intitolato al professor Rozzi, che fu docente del Politecnico e uno dei primi ricercatori a occuparsi di digestione anaerobica a partire dai primi anni Ottanta. La digestione anaerobica trasferisce al metano prodotto il 90% dell'energia chimica delle sostanze biodegradate. Consente quindi di produrre energia rinnovabile da molti residui organici, anche a valle di altre produzioni chimiche verdi, quali la filiera del bioetanolo. Siamo impegnati al momento in 4 filoni di ricerca sperimentale, in laboratorio o in campo su impianti pilota. Tra questi il pretrattamento di matrici lignocellulosiche. Nel progetto industriale ECOSI collaboriamo con l'Università Cattolica di Cremona e Piacenza per integrare le tecnologie a membrana con batteri mutanti spontanei. L'obiettivo è quello di separare le proteine e di produrre idrogeno e metano in quantità modulabili. Il laboratorio dispone di diverse apparecchiature con le quali misuriamo la produzione di metano e la sua cinetica, cioè il BMP. All'interno di questi bioreattori si pone a contatto la sostanza da analizzare con un inoculo batterico che avvia la biodegradazione. Il BMP è una misura fondamentale per la quale non esiste ancora un metodo di riferimento. L'anno scorso siamo stati promotori del primo ring test a livello nazionale. A tutt'oggi disponiamo di un database di misure di oltre 200 matrici diverse, importante sia a scopi scientifici che per fornire al territorio un supporto analitico di eccellenza. Il processo di digestione anaerobica è molto complicato, anche e soprattutto dal punto di vista del problema di controllo. Il punto di partenza per risolvere il problema di controllo è la disponibilità di modelli, anche piuttosto complessi, che hanno anche lo svantaggio di dipendere da un grande numero di parametri incerti. Per questo motivo, una delle attività di ricerca svolte presso la Fabbrica della Bioenergia è lo sviluppo di modelli semplificati che consentano di introdurre un numero limitato di parametri e lo sviluppo di tecniche di identificazione ad hoc. All'interno del progetto Fabbrica della Bioenergia esiste anche un'anima gestionale. Perché l'anima gestionale? Anima gestionale perché ai benefici ambientali di un progetto in bioenergia è opportuno sempre affiancare anche una valutazione di tipo economico per valutare la sostenibilità nel suo complesso. La valutazione di tipo economico viene svolta generalmente prima che un investimento prenda atto nel campo delle bioenergie, ma è opportuno che si sviluppi anche durante la vita stessa dell'impianto. Generalmente quando si fa una valutazione di investimento in termini economici viene considerato il contesto normativo, le scelte tecniche che hanno risvolti economici poi sulla vita dell'impianto e anche il contesto, l'ambiente in cui viene realizzato questo tipo di iniziativa. I risultati della valutazione di investimento possono quindi rendere un progetto sostenibile e dare delle indicazioni su quali possono essere delle azioni correttive in modo da raggiungere il massimo del risultato. L'installazione di impianti pilota permette di verificare sul campo l'applicabilità e la fattibilità di nuove tecnologie. In questo impianto si applica il processo Anamox per la riduzione dell'azoto dai digestati. È un processo completamente autotrofo che permette notevoli risparmi in termini di costi di gestione e di consumi energetici. L'abbiamo applicato con successo dopo una lunga sperimentazione sui digestati agricoli e lo applicheremo ora sui digestati da forzo, ovvero dall'umido da raccolta differenziata.